Elisabetta Del Giudice del Giudice Gestioni SRL, Gruppo Giovani Confindustria Napoli. Siamo qui a questo appuntamento annuale, si parla tanto di riforme, si parla anche di Job Act. Qual è la sua visione a tal proposito da giovane imprenditrice che ha deciso tra l'altro di restare nel Mezzogiorno e che non è cosa insomma semplice? Il Job Act e tutta la legislazione lavoristica necessita di una riforma, ma che deve essere fatta da operatori del settore, cioè non deve rimanere lettera ferma o inapplicata. In Italia in questo momento abbiamo veramente bisogno di una scossa. Tutta la riforma, anche della contrattualistica, può darci una mano se poi nei fatti viene applicata. Se rimane lettera morta, rimaniamo nello stallo nel quale ci troviamo. Quindi deve essere fatta da persone che hanno bene in mente che cosa significa la realtà di questo tempo, la realtà delle imprese. Torniamo alla sua impresa, alla sua azienda, ricordiamo al pubblico di che cosa si occupa, qual è la particolarità anche del Made in Italy che in qualche modo le rappresenta, perché si parla tanto di Made in Italy in questo congresso. La mia è una società di servizi, ci occupiamo proprio delle risorse umane. Io sono un avvocato lavorista, quindi in questo momento sento proprio l'esigenza di rapportarmi e confrontarmi con una legislazione che possa essere applicata appunto nei fatti. Che auguri vogliamo fare anche al nuovo direttivo di Confindustria Napoli, visto che insomma ci prepariamo a un nuovo triennio? Questo direttivo nasce sotto una buona stella, poi c'è il potere delle donne e quindi abbiamo una bravissima, una bellissima donna che ci traghetterà, penso, molto lontano.